bene. Capitalismo è un culto. È un culto fondato sulla colpa e sul debito. Un culto privo di teologia e privo di dogmatica. Elaborare il mondo trasformandolo tutto quanto in denaro. Il Dio del capitalismo è un Dio che non si vuole far vedere, perché se venisse veduto sarebbe riconosciuto come idolo, e invece non va bene. Il capitalismo riduce Dio stesso in disperazione, in colpa davanti a se stesso. Lo stesso Dio, quindi, vuole espiare. Sta dicendo che il capitalismo è un'invenzione colpevolizzante del cristianesimo. Il Dio che espia è Cristo. Dire cristianesimo, dire capitalismo è la stessa cosa, è la stessa struttura di colpa. E naturalmente dice, potremmo dire, sta ripetendo Nietzsche, però dice che Nietzsche, col suo Übermensch, è quello che comincia consapevolmente a compiere la religione capitalistica, cioè Nietzsche è interpretato, come poi lo interpreterà Heidegger, come ultima manifestazione della volontà di potenza, non come prima manifestazione della libertà. Il capitalismo si è sviluppato in Occidente in modo parassitario sul cristianesimo. Alla fine la storia del cristianesimo coincide essenzialmente con la storia del suo parassita, il capitalismo. Le immagini sacre delle diverse religioni diventano le banconote dei diversi stati. E lo stesso vale per Marx. Il capitalismo che non si inverte diviene socialismo. Cioè qui si tratta, lui dice invertire, ma vuol dire spezzare. Sta dicendo che nessuna riflessione filosofica può andare al di là dell'aderire a questo corso del mondo. Per non aderire ci vuole una teologia politica diversa. Riconoscere che nella storia moderna l'utilitarismo acquisisce la propria coloritura religiosa, che la storia moderna è la religione dell'utile, cioè un idolo, e che la salvezza sta da un'altra parte. Come, dove, non si sa. Certo, bisogna riuscire a spezzare questa rappresentazione di sé. Se ci si limita a decifrarla, a seguirla, qui c'è Hegel uguale a Marx. Tutti e due sono due esecutori del processo. Non sono capaci di invertirlo. Allora, Hegel si sarebbe messo a ridere quando gli si fosse detto che vanno invertiti i processi storici. Marx un po' meno, perché Marx avrebbe detto sì, aspettiamo che il processo storico maturi, poi lo invertiamo, e invece non va bene. Nietzsche, a dirgli che il suo Übermensch è nient'altro che un supercapitalista, probabilmente non avrebbe capito. Probabilmente non avrebbe capito. Mentre avrebbe capito Nietzsche quello che dice Benjamin, cioè che il socialismo e il capitalismo sono la stessa cosa. Non sono soltanto le posizioni reazionarie quelle che li mettono sullo stesso piano. Li metteva sullo stesso piano Weber, li mette sullo stesso piano Schmitt, li mette sullo stesso piano Benjamin. Teologia politica come critica. Vuol dire, se non prendi in mano lo strumento della teologia politica, non ne verrai mai fuori. Da che cosa? Dalla sequenza mitica della violenza politica o dalla sequenza mitica della violenza economica.